Sabato prossimo arriva la Triestina, con la quale ci siamo incontrati per ben 3 volte all'esi uscita. Nella stagione 2004-2005 vincemmo per 4-2 e come così un anno dopo con lo stesso risultato. 0-0 invece finì nella stagione 2006-2007. Uno score dunque a nostro favore che ci fa ben sperare. Naturalmente ora i nostri obiettivi sono puntati altrove e senza rischiare capate crediamo che parlare di playoff non sia più una fantasticheria. Questo Crotone, che riprenderà gli allenamenti questo pomeriggio, ha tutte le carte in regola per acchiappare la sesta posizione, l'ultima utile per gli spareggi promozione, che dista da noi 4 punti, occupata attualmente dal Grosseto, inseguito anche da Empoli e Torino. Il Grosseto se la dovrà vedere nelle Marche con l'Ancona, l'Empoli nel posticipo serale di lunedì con il Brescia, non disposto a far sconti dall'alto dei suoi 60 punti, che valgono la terza piazza ad un solo punto dal Sassuolo, ed il Torino se la dovrà sbrigare con il Gallipoli. Si può ben sperare. Anche la vela ha avuto i suoi interpreti durante le prove dei giochi studenteschi. La presenza di giovani velisti è massiccia, ciò significa che c'è un buon lavoro alla base. Sì, è vero, specie quest'anno abbiamo fatto un bel lavoro nelle scuole, infatti sono circa 600 i ragazzini che stanno frequentando la Lega Navale per fare questo corso di vela, vela scuola, che poi è approdato nei giochi sportivi studenteschi che si fanno per la prima volta. Quali istituti stanno partecipando? E gli istituti sono l'Istituto Nautico con 4 squadre, l'Istituto Pertini con 1 squadra, l'Istituto Alberghieri con 1 squadra e il Cutuli con 2 squadre, quindi sono ben 8 squadre che si contenderanno la partecipazione alle gare regionali che faremo sempre qua l'8 di maggio. L'unica appartenente al gentil sesso, ma tra tutti questi maschiacci come ti trovi? Ebbene, ho un buon rapporto con i maschi, anche per questo ho scelto il nautico. Ma il ruolo del timoniere o della timoniera in questo caso specifico tuo è quello predominante? No, tutti i ruoli sono importanti nella barca, per questo c'è una buona squadra. Cosa ti ha spinto a frequentare la vela piuttosto? Interessante perché comunque non la fanno tutti per questo, poi dà molte soddisfazioni dal punto di vista sportivo. Il tuo ruolo nella vela? Ne ho cambiati tanti ruoli. Quello che attualmente svolgi? Randista. Che significa? Spieghiamolo a chi non è esperto di termini velistici. Devo lavorare sulla vela principale che si basa la barca. Da quanto tempo frequenti la vela? Sono 3 anni che lavoro con il professore Venturino, che diciamo è un istruttore. Ma sbaglio o c'è poco vento per veleggiare, per gareggiare? Basta qualunque vento per la vela. Basta che Anche soffiare, basta. No, solamente proprio il vento. Il vento è buono, la vela che è un po'. Cosa ti ha spinto a scegliere la vela? Allora, mi ha spinto a scegliere la vela perché mi piace, ho intenzione di prendermi il brevetto di vela e so che è una persona che conosco tanto, il Venturino e l'assistente Davide, che sicuro se vado da loro sono sicuro che prenderò il brevetto al massimo dei voti. Francesco, da quale istituto provenite? Maria Grazia Cutuli. Da quanto tempo praticate la vela? Sono 2 anni che abbiamo fatto il corso col professor Romano e l'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di affrontare un corso di 2 settimane. Qui siete in numerosi, ciò significa che siete 2 equipaggi? Sì. Il tuo ruolo nell'equipaggio qual è? Fiocchista. Lo spieghiamo a chi non capisce di vela cosa fa il fiocchista o la fiocchista? Cazzo è il fiocco. Allora, scusa, spiegaci cosa significa. Il fiocco è una vela che sta alla prua della barca. Cazzare cosa significa? Significa tirare? Tirare, lascare e lasciare. Serve per, dipende da come si va. Per esempio a bolina si deve cazzare tutto, invece a poppa si deve lascare. Perfetto, dipende dall'intensità del vento? No, dalla direzione del vento. Cosa spinge le signorine, belle e stupende come voi, a praticare una disciplina completamente diversa probabilmente da quello che è più convenevole alle donne? È una cosa che piace, non c'entra il sesso, si può essere maschi, femmine, basta che piace, è una passione. Quindi andare in barca a vela dà soddisfazioni? Sì. Al contrario, devi tirare, Gigi. Lascia, lascia, lascia.